disposizione dell'autorità giudiziaria è stato sottoposto a misura di sicurezza per anni 1, con accompagnamento presso il centro Airone di Manduria, Taranto, il pluripregiudicato brindisino Potenza Teodoro, di anni 53, per i reati di maltrattamenti in famiglia, tentato omicidio, violenza e resistenza pubblico ufficiale. I fatti risalgono al 12 maggio scorso, allorquando, in occasione della festa della mamma, il Potenza si è recato presso l'abitazione dell'anziana madre e, in evidente stato di alterazione psicofisica, proferendo la frase «Oggi è la festa della mamma e ti uccido», con un coltello da cucina ha tentato di colpirla mortalmente. La donna, fortunatamente barricatasi in una camera, ha allertato il 113, che inviava sul posto, un'abitazione del quartiere Commenda, due equipaggi volanti. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti, allarmati dalle grida di soccorso della madre, hanno fatto violenta irruzione nell'appartamento e, alla vista degli agenti, il Potenza, che si fingeva esamine per terra, si è repentinamente alzato e scagliato su uno di loro, sferrando fendenti con il coltello. Senza fare uso delle armi, gli agenti delle volanti lo hanno cerchiato, placcato per terra, disarmato e ammanettato, per poi condurlo e piantonarlo in ospedale, in evidente stato di violenta alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di stupefacenti. Su disposizione del GIP è stata applicata la misura di sicurezza. L'azione attenta e decisa delle volanti ha scongiurato l'ennesimo caso di femminicidio. Falso Made in Italy, sequestrato ingente quantitativo di calzature nel porto di Brindisi. Nella salvaguardia dell'economia legale nell'ambito di specifici controlli effettuati presso il locale Scalo Marittimo, i militari del gruppo della Guardia di Finanza di Brindisi, in collaborazione con l'ufficio delle dogane, hanno sequestrato un carico di calzature estive da donna nascosto all'interno di un camion appena sbarcato dalla motonave Catania proveniente dalla Grecia. La merce, in tutto 12.000 paia tra scarpe, sandali e ciabatte, era stata prodotta in Bulgaria, ma riportava falsamente il marchio Made in Italy ed i colori della bandiera italiana. Queste indicazioni avrebbero potuto trarre in inganno il consumatore finale sulla reale origine e qualità del prodotto. L'intero carico è stato sequestrato e il responsabile, un cittadino bulgaro, è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Una conferenza stampa ad un giorno dal termine della campagna elettorale che serve un po' a fare il punto della situazione. Sì, indubbiamente serve a fare il punto della situazione. Alcune cose andavano chiarite, perché deve essere chiaro il motivo per cui noi ci siamo candidati e quindi un motivo di servizio per la cittadinanza, abbiamo detto prima. Lo facciamo in assoluta autonomia e lo facciamo con l'impegno di rispettare le promesse che abbiamo fatto alla gente. Il nostro impegno l'abbiamo voluto anche sottolineare, l'abbiamo sottoscritto, questa è una cosa importante. Ho detto prima che l'ho sottoscritto togliendo dalla firma dottor Antonio Sgura, perché io voglio essere Antonio Sgura, possibilmente amministratore di questa città. Lei in questi giorni ha molto camminato, soprattutto nei quartieri, è andato tra la gente, che cosa è stata una bella esperienza, a prescindere? Certo, una bellissima esperienza, molte di queste persone noi le conoscevamo, però siamo andati proprio con lo spirito di ascolto, cioè volevamo ascoltare quello che la gente vuole da noi e lo volevamo sentire nelle loro case, dove indubbiamente si è più liberi di parlare. Cioè, se viene da me la persona è un po' intimorita dalla mia figura, dal mio posto di lavoro, invece siamo andati noi in mezzo alla gente, non è che ci abbiano detto sempre belle parole, in maniera molto molto educata ci hanno incoraggiato ad andare avanti e questa è la cosa che mi ha fatto piacere. Uno dei motivi di scontro di questa ultima fase della campagna elettorale è stato l'assessorato all'urbanistica, il PUG. Lei che impegno si sente di prendere? L'impegno è quello che io già pubblicamente ho annunciato. Il PUG va completato e va presentato alla gente in tempi ristrettissimi. Ci sono delle difficoltà tecniche che verranno affrontate e superate. Per quanto riguarda la polemica, io direi che il PUG è stato fatto anche dall'assessore uscente che vorrebbe ricandidarsi con i nostri avversari politici e quindi chiaramente si sta cercando di fare un po' di inquinamento del problema. Noi siamo lineari, siamo stati sempre lineari. Sul PUG ci sono state delle osservazioni politiche sulla chiusura del PUG nella scorsa legislatura. Poi c'è stata un'interruzione dovuta anche a motivi di forza maggiore.
Il PUG è stato impostato, per l'80% sarà quello. Va ridefinito qualche aspetto, qualche particolare, ma sempre nell'interesse della gente, nell'interesse dei professionisti che devono realizzare poi praticamente queste idee. E quindi la nostra posizione è una posizione di chiarezza. Siamo aperti, siamo limpidi, siamo possibilisti in tutto, ma in tutto quello che comporta chiaramente legalità e trasparenza. Ultimo giorno di campagna elettorale, Maurizio Bruno, candidato sindaco del centro-sinistra. Sì, diciamo che stasera termina insomma questa bellissima e entusiasmante campagna elettorale in cui ci è visto protagonista, visto insomma per la prima volta il centro-sinistra unito e compatto e soprattutto una coalizione che ha parlato con i cittadini. Guarda, a differenza delle altre campagne elettorali, a differenza anche del lavoro fatto dal mio avversario politico in questo momento, insomma il fatto di aver toccato con mano insomma quelle che sono le sensibilità di tanti tantissimi cittadini mette in evidenza che c'è ed esiste forte qui a Francavilla quel voglia di cambiamento, e questa voglia di cambiamento lo si può avere solamente cambiando e votando l'8 giugno Maurizio Bruno, che per la prima volta metterà lì presso Palazzo di Città una squadra fatta di persone per bene, di persone libere e di giovani che per la prima volta amministreranno la città, a differenza di chi fino adesso per 20 anni ha mal governato la città di Francavilla Fontana. E mi rivolgo soprattutto in questo momento particolare a tutti coloro che hanno votato Domenico Attanasi, che hanno votato Maria Caniglia, che hanno votato Michele Iaia, che sicuramente a modo loro rappresentavano comunque una loro voglia di cambiamento rispetto comunque al dato e al risultato di Antonio Sgura. Ecco perché chiedo a loro di non fermarsi, di andare a votare e di votare con forza il cambiamento, il rinnovamento che in questo momento è rappresentato dal patto per il cambiamento, è rappresentato da Maurizio Bruno e della sua squadra. Voi avete così messo appunto una sorta di programma dei primi 100 giorni, vogliamo ricordare quali sono le priorità? Sì, le priorità insomma è quella naturalmente di destinare le nostre pochissime risorse che purtroppo i nostri precedenti ci hanno lasciato in viabilità ed edilizia scolastica, perché sono cose che non si può più perdere tempo, e poi soprattutto intervenire sui servizi sociali. L'idea è quella di aprire subito uno sportello per i servizi sociali, perché noi ci rendiamo conto in questo momento particolare che non può essere più il politico di turno e né tantomeno un semplice impiegato a poter risolvere i tanti problemi che affliggono le persone disagiate, e grazie insomma anche al fatto che quella delega sarà ricoperta dal professor Gerardo Trisolino possono stare tranquilli tutti quanti che non ci sarà più il famoso voto di scambio, il clientelismo, ma passerà invece una seria e vera politica per i servizi sociali qui a Francavilla Fontana. E cosa si sente di dire ai francavillesi che ci stanno ascoltando in questo momento? Vi dico una cosa semplicissima, qualcheduno va girando che in caso di mia vittoria cacciamo tutti, cacciamo i lavoratori della Coinè, cacciamo i mercanti da quella spazio dell'area mercatale, cacciamo tutti, invece no, di noi veramente i cittadini si possono fidare per un semplice motivo, perché noi staremo sempre qui a contatto con i cittadini, saremo amministratori 24 ore su 24, a differenza di chi fino adesso ha amministrato la città e non lo faceva a tempo pieno, lo faceva solamente nei propri ritagli della propria vita professionale. Solidarietà ai nostri due marò. Una grande iniziativa come atto di solidarietà nei confronti dei fucilieri di Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, viene da due campioni di vela d'altura, Paolo e Sandro Montefusco, leccesi che in occasione della 29ª regata internazionale Brindisi Corfù esporranno l'11 giugno prossimo a bordo dell'imbarcazione Idrusa una bandiera bianca con fascia tricolore recante la scritta 1000 velisti al fianco dei marò, che sarà ben visibile sia durante la regata che in tutte le fasi pre e post regata a Brindisi e a Corfù. È un modo silenzioso ma tangibile per dimostrare che i cittadini italiani non dimenticano la vicenda che vede coinvolti da 2 anni i due fucilieri detenuti in India, e per far sentire la propria vicinanza a loro e alle rispettive famiglie. Alla cerimonia di inaugurazione della regata, che si svolgerà martedì prossimo 10 giugno, parteciperanno anche le mogli di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, che in quella stessa occasione consegneranno al team Montefusco la bandiera della Brigata Marina San Marco, che sventolerà così nel canale d'Otranto per ricordare i due marò detenuti in India.
tutto è fondato sulla bellezza e sull'amore. Dal passato di questa consapevolezza il mondo potrà davvero cambiare. C'è la positività di una voce che enuncia la sua fiducia nella vita tra le pagine delle Colonne del Vento, raccolta di poesie dell'autrice brindisina Clelia Esposito. Il testo Alba Libri Edizioni è stato presentato non solo a Brindisi ma anche nel chiostro dei Domenicani di San Vito nei Normanni. L'autrice Clelia Esposito ha sempre amato la poesia o si è scoperta poetessa nel tempo? In realtà io la poesia ce l'ho sempre avuta dentro, perché abitando nella piazzetta antistante le Colonne Romane, al mattino ricordo uscivo da casa accanto a quella del poeta Virgilio e aprivo le braccia in cima alla scalinata Virgilio e abbracciavo il porto, abbracciavo il mare, l'aria, erano sensazioni fortissime che ancora hanno un'influenza su di me. E qualsiasi elemento poi della natura, a parte i ricordi, ha sempre suscitato in me delle emozioni che mi hanno spinta poi a scrivere queste poesie. Tuttavia nel libro esiste tutto l'arco della mia vita, dall'infanzia sino ad oggi, e tutti i miei affetti, gli amici, l'amore, il desiderio di giustizia. E sono molto soddisfatta del fatto che sia riuscita ad esternare queste emozioni, a descriverle e a condividerle con gli altri, perché la poesia va condivisa con gli altri per educare alla bellezza e all'amore. Indomito riversa le sue pene il mare, con l'impeto di chi si ama, e onda dopo onda appoggia sulle rive l'erma pena di popoli lontani, il grido di naufraghi senza fortuna, di vittime che sognavano la vita, e sferza il vento con malagrazia cespugli di ginestre sulle dune, scuote canneti sul limitare della sua dimora, lottando con vortici di sabbia e alghe brune che rotolano verso l'alba e inseguono un gabbiano staccatosi dal cielo. Campionato nazionale di tiro a volo delle polizie locali d'Italia è giunto alla 47esima edizione e da giovedì si stanno svolgendo le gare all'interno della masseria Signora Pulita di Fasano, con premiazioni che si svolgeranno nella giornata di sabato dopo le gare di Double Trap, dove la squadra dei vigili fasanesi ha sempre raggiunto i massimi risultati. L'inizio di ieri prevedeva 75 piattelli, e cioè 3 serie per ogni tiratore. La rimanenza delle altre due serie, 50 piattelli, tocca oggi, e domani c'è la gara del Double Trap, 2 piattelli per volta, tanto per spiegare a chi ci vede e a chi ci ascolta. I problemi ce ne sono stati tanti per lo sforzo che abbiamo fatto per l'organizzazione. Organizzare e partecipare è molto ma molto difficile, ce la stiamo mettendo tutta. Come sta andando innanzitutto la squadra composta dai vigili urbani di Fasano? Per la fossa olimpica credo non bene, il nostro forte lo aspettiamo domani nel Double Trap, dove da 7 anni siamo incontrastati. In questa occasione sono stati ricordati alcuni uomini della polizia locale che hanno partecipato in diverse occasioni alle gare. Sono 4 grandi uomini, il primo il nostro compianto comandante Leonardo Spalluto, a seguire Giacomo Traetto da Castelvolturno, Alessandro Mainardi da Trebaseleghe, dal Veneto, e il campione, pluricampione mondiale Raffaele Serino, che si è spento circa un mese fa. Sono persone che sono state anche qui a partecipare, soprattutto qui a partecipare a questo campionato. Sì, ci ho tenuto tanto a questo fatto, è stata una sorpresa, ho scritto 4 amici, un ricordo. Raffaele Serino, per esempio, l'ultimo che ci ha lasciati un mese fa, nel 2003, ha letto in Piazza Ciaia il giuramento dell'atleta. Il gruppo sportivo Leonardo Spalluto di Fasano è composto da Vito Musa, Anuccio Saladino, Peppino Ostuni, Cosimo Caroli, Cataldo Bellanova e Angela Colucci. Quest'anno anche atleti di un certo livello nel panorama nazionale. Ne abbiamo 4
è il settore giovanile, Lucia Palmitessa invece è già campionessa ed è nella nazionale italiana juniores, grande privilegio per noi averla qui, l'abbiamo chiamata come ospite e si sta cimentando mettendo in campo tutte le sue energie. Com'è partecipare insieme ad una squadra di, possiamo dire, poliziotti? No, è una cosa molto bella, anche perché da quest'anno faccio parte delle Fiamme Oro, quindi anche confrontarmi con gli altri grandi tiratori è una cosa molto bella, che fa valere quello che io so fare. Cioè, se sparo bene vuol dire che ce la posso fare anche con i grandi. Quindi fino ad ora com'è stato il risultato? Il risultato non è stato male, ho fatto 67, anche perché torno da una trasferta in Germania, quindi avventarmi di nuovo su questo campo è un po' difficile, quindi ci sto prendendo piano piano la mano, infatti ho fatto serie aumentando sempre di più i piattelli, quindi ho fatto 67 su 75, non è male come inizio. In questo numero del Salus TG, in calo i medici del Servizio Sanitario Nazionale, ma aumenta il numero delle donne. Con la chirurgia ginecologica soft in ogni ospedale risparmiati 50.000 euro l'anno. La Corte dei Conti, appropriatezza e riorganizzazione della rete ospedaliera, scelta obbligata per l'SSN. Cala il numero dei medici del Servizio Sanitario Nazionale, quasi 700 in meno dal 2010 al 2011. È quanto emerge dall'analisi dei dati dell'Annuario Statistico Nazionale 2011, pubblicato online dal Ministero della Salute. Di tutto il personale dipendente dell'SSN, i medici odontoiatri nel 2011 risultano poco più di 106.000. L'anno precedente erano quasi 107.500. Di questi il 38,3% è costituito da donne, con un aumento sul totale dell'1,4% rispetto al 2010. Meno dolore, rischio minimo di traumi e complicanze, ricoveri e convalescenza più brevi. Sono i vantaggi della chirurgia ginecologica dolce che senza bisturi attraverso il canale vaginale permette di intervenire in modo mini-invasivo nella maggior parte delle patologie intime in rosa. Un approccio che permette inoltre al Servizio Sanitario Nazionale di risparmiare 50.000 euro l'anno per ogni ospedale che a parità di intervento applichi la metodica transvaginale al posto della laparoscopia. A calcolare per la prima volta il risparmio della chirurgia ginecologica ultrasoft è uno studio dell'Università Liuc di Castellanza, in provincia di Varese. L'appropriatezza in sanità, una scelta obbligata per portare a coerenza i crescenti fabbisogni, gli obiettivi di riqualificazione della spesa e il miglioramento delle prestazioni. È la conclusione che emerge dal rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica della Corte dei Conti, presentato a Roma. Secondo i giudici contabili, un elemento cardine di una strategia che punti a recuperare margini di manovra dal riassorbimento delle spese inappropriate è costituito dal processo di razionalizzazione delle reti ospedaliere. Thank you.